quando gli studierai per la presentazione di Avventura Mondiale presentata da Simona Ventura. Scossa di terremoto che ha coinvolto la zona dell'Aquila. Cominciamo con uno dei nostri inviati, Paolo Poggio, che si trova sul posto. All'Aquila la situazione è drammatica. Grosso, rete! Campioni del mondo! Radio 1 è la prima radio nazionale. È leader di ascolti e di credibilità. Per questo è la radio di tutti gli italiani. Adesso il nostro palinsesto ha due marce in più. Grande musica, grande intrattenimento. Personaggi come Simona Ventura, Maurizio Costanzo, Cupo, Gio Squillo hanno scelto noi per parlare agli italiani attraverso il mezzo più antico e al tempo stesso più moderno. Avete fatto bene, ma insomma sembra di essere al funerale del caro estinto, eh? Ecco, no! Per Radio 1 Sport, una voce magica, quella di Alfredo Provenzali, Riccardo Cucchi, Filippo Grassia! Un'estate, un'avventura in più. Un'avventura in più. Sveglio da più di un'ora, ripenso a lei ancora, che cambia, spezza e ti lega. È il linguaggio della resa, il suo cuore ormai lo spera, perché sognare non aiuta, tanto sa già che lei non tornerà. Ricorda Mara, è come se fosse ancora tra noi, vediamo. Ciao, la conosci la Maionchi? Ciao, grandissima Luisita, se permette mi alzo perché volevo approfittare, perché Luisita, possiamo dire, lei è una grande artista che è stata veramente elegante. Lei, che dirà il nome, fa Luisita Marano Maionchi. Grazie, Tony, grazie Mara, grazie di tutto. Ti ricordi poi queste date, le ricordi oppure le rimuovi dalla memoria, come sarebbe forse meglio, forte quello? No, guarda, me le ricordo tutte, se vuoi posso proprio... Allora, per me è no, chi l'ha detta? A chiunque. La rete e la testata, i giornali e i programmi, crediamo che si possano valorizzare a vicenda e stavo pensando che tu poi sei un buon esempio. Sì. Che ogni settimana vai in onda e parte che fai intrattenimento, alla fine della puntata le agenzie partono e diventano notizie le battute dei due ospiti. Sì, funziona assolutamente, io credo molto in questa sinergia web, insomma, radio e voi siete
questo ottimo City Quando entri nel meccanismo, inizi a ragionare con la testa del gruppo e non c'è cosa peggiore. Una persona che sta antipatica a te, votarla io, perché sta antipatica a te. Ma perché? Sì, e sbagliò per tutta la trasmissione di nome della squadra di una delle squadre di cui parlavo. Non lo capisco perché non è che si può fare tutto. Però era chiaro, fu chiaro da subito che era molto bravo. Va bene, grazie di cuore, grazie Massimo, e tanti. Essere deboli in mare verticale. Dicevo, stavo cercando una cosa originale, mi viene in mente soltanto grazie. Grazie Simona, grazie al top management della RAI che è qui presente in prima fila, grazie a Sipra, grazie a tutti gli amici, a tutti i grandi ragazzi, ai nostri uomini di sport, ai nostri uomini di radio mondiale.